hai detto tu sicuramente è importante il fatto di andare a sostituire in un ruolo sicuramente nevralgico della squadra, in un momento in cui la partita non era nelle nostre mani, insomma. Però credo che fa sempre piacere, non vedo l'ora di esordire. L'importante in quel momento, più che pensare a tutte queste cose, era la grande voglia, la grande, appunto, la grande voglia che avevo di giocare, di mettermi in mostra. E credo che bene o male abbiamo cercato di ragguantare il risultato, purtroppo un po' per sfortuna, un po' per capacità dell'avversario, comunque ci troviamo in un campionato dove gli episodi fanno la differenza. Vediamo un po' tutte le partite e fino al 90esimo, insomma, le squadre possono sia ribaltare, sia raggiungere il risultato, ribaltare o addirittura andare sotto. Quindi credo che noi la partita l'abbiamo fatta, e magari ci abbiamo messo un po' meno fame delle altre partite, quello è venuto a mancare, però credo che sotto il punto di vista della qualità del gioco, insomma, credo che da parte di tutti si è visto quello che avevamo già fatto nelle altre gare. Trovarsi in svantaggio naturalmente poi dopo in qualche modo ti deve dare la scossa per cercare di fare sempre di più e andare a fare un gioco, ecco, più propositivo piuttosto che attendista, insomma. Però credo che noi ci siamo riusciti, perché comunque come dicevi tu abbiamo cercato, abbiamo sviluppato il gioco, loro comunque nel secondo tempo sono stati quasi sempre nella loro area. O comunque nella loro metà campo, si sono avvicinati con qualche calcio piazzato, qualche ripartenza. Poi il fatto di concretizzare è una cosa che viene da sé, con il lavoro durante la settimana miglioreremo un po' tutto, sia il fatto di creare ancora meglio le palle da gioco per gli attaccanti e poi per sfruttare quelle che si creano e concretizzarle. Però l'importante credo sia stato anche l'atteggiamento della squadra, che comunque si è visto che voleva il pareggio, insomma. Io almeno questo mi è sembrato di vedere dal campo. Ma io sono riconoscente del fatto che comunque vicino a me ho un ottimo calciatore, un professionista che l'anno scorso ha fatto la Serie A e che in questo periodo soprattutto mi ha fatto crescere anche a me, dandomi consigli durante la settimana e durante le amichevoli. Ed anche quando ho esordito sabato. Allo stesso tempo io però voglio ritagliarmi il mio spazio e essere l'Emiliano Massimo che questa piazza, insomma, conosce e che fino adesso credo abbia dato il giusto contributo all'Avellino nella scorsa stagione, nella stagione ancora prima e in questo spezzone di partita. Sperando di ritagliarmi il mio spazio sempre di più. Innanzitutto il fatto che giocherò, bisognerà dimostrare in settimana se il mister riterrà opportuno farlo. Poi per le altre domande, io credo che secondo me sono scelte tecniche. In certi momenti delle partite probabilmente servono altre caratteristiche. Il mister ha dimostrato di contare su di me molto e quindi il fatto che io non sono entrato non ha né scoraggiato me. E né assolutamente, credo che ogni partita abbia bisogno delle sue caratteristiche. Il mister prepara anche in base alle caratteristiche dell'avversario. Non ti nascondo che magari avevo la voglia di entrare, di dimostrare, e non, in quel momento però è stato ritenuto meglio far entrare un altro mio compagno. Però ecco, l'importante è allenarsi bene, farsi trovare pronti, come credo che un po' tutti stiamo facendo, e poi le scelte del mister sono indiscutibili. Sulle difficoltà del gioco, io tutte queste difficoltà non le vedo, sinceramente. Poi Beh, perché ho dato il fatto che comunque la ognuno, squadra è riuscita a sbloccare se tu mi dici sui gol vengono tutti da calcio piazzato, non posso che dirti che c'ha ragione. Però le difficoltà del gioco non vedo che le altre fanno tutta questa facilità che hanno tutte queste facilità di gioco, se proprio vogliamo fare il paragone. Poi, se di paragoni nemmeno vogliamo parlare, pensiamo a noi e cerchiamo di migliorare. Secondo me è una delle squadre, diciamo, ben quotate per questo campionato. E su come verranno qui, credo che un po' come la Ternana e anche come Lanciano, secondo me, come noi vediamo le altre, anche le altre vedono noi. E
e quindi vedono che siamo una squadra quadrata, tosta, insomma, che sta sempre sul pezzo. E quindi venire qui con la mentalità, come dici tu, che magari può essere quella del Novara, non credo che sia indovinato per loro, parlo. Poi noi ci stiamo preparando e ci prepareremo al meglio per affrontarla in ogni modo e colpirla dove sicuramente avranno delle carenze. Beh, oddio, in confronto a quello che avevamo in queste partite passate, sicuramente qualcosa di migliore verrà fuori, anche riallacciandosi al fatto della costruzione, della manovra. È normale che non possiamo, così come ci abbiamo giocato noi su questo campo, ci hanno giocato i nostri avversari, ma abbiamo visto che anche i nostri avversari hanno fatto un po' di fatica, soprattutto squadre come, ecco, Novara, squadre di tutto rispetto, insomma, dove il possesso palla, il fare il gioco è una prerogativa, insomma. Quindi credo beneficerà sia noi che naturalmente il bel gioco in un po' tutte e due le squadre. Quindi sarà sicuramente migliore.